Buongiorno, ben ritrovati, siamo ancora in via Bernardina 2 La Vendetta perché ieri c'è stato un problema tecnico con Facebook con il vecchio video. Quindi ricapitoliamo, sempre con il nostro sindaco, Antonio Endrizzi, professore, e Claudio Tamanti, candidato consigliere. Allora, qual è il problema della via Sì, Bernardina, zona Camnago? purtroppo facciamo la diretta un'altra volta perché insomma, non essendo noi come dei maghi di informatica, qualche volta qualcosa va storto, però siccome tutti i nostri video vogliamo che rimangano perché possono essere consultati anche dopo la diretta dai follower, dai nostri ascoltatori, abbiamo deciso di rifare la diretta dalla via Bernaschina perché è uno dei problemi più importanti che abbiamo in questo momento nel nostro comune. Come dicevamo ieri, è una via che da tantissimi anni soffre di grossi problemi, problemi legati alla qualità del sedime stradale, che chiaramente è in pessime condizioni, come abbiamo visto ieri, inquadrando varie buche, varie situazioni, soprattutto perché chiaramente la qualità del sedime stradale è poi conseguenza del traffico continuo che c'è nella via, no? Come abbiamo detto ieri. Siamo qui proprio a ridosso di un'attività estrattiva che chiaramente è in attività e quindi c'è continuamente il traffico avanti e indietro dei camion che portano il materiale dalla cava verso l'esterno e viceversa, il materiale per gli riempimenti dall'esterno verso la cava. Ora, chiaramente è un problema antico legato al fatto che all'epoca fu scelta come uscita, come transito dalla cava, una strada che è questa, che probabilmente, anzi senza il probabilmente, non è una strada che tecnicamente dovrebbe essere adibita al traffico che esce e che va verso la cava. Questa è una strada residenziale e lo si capisce anche solo guardando il grandissimo numero di case che sono proprio state costruite a ridosso della strada, è una zona residenziale che non ha assolutamente alcuna vocazione per poter essere utilizzata come transito di entrata e uscita da un'area estrattiva. Sono stati dati a suo tempo tutti i permessi. La situazione è questa, chiaramente è un problema difficile da risolvere, ma a me ha molto colpito quello che ci hanno detto ieri durante la diretta le due ragazze, le due gemelle che hanno partecipato al nostro incontro, che hanno detto: sì, noi siamo consapevoli che il problema è complicato e difficile e che probabilmente non ci sono nemmeno delle competenze dirette in capo al comune per andare a risolvere il problema. Però noi quello che chiediamo è l'impegno, cioè non dimenticatevi di questa zona, di questa via, che invece è sempre troppo spesso dimenticata. Allora, il comune chiaramente può fare quello che può fare, sicuramente può occuparsi degli asfalti, perché quella è competenza sua, visto che la strada è comunale, può occuparsi di andare a fare una verifica su tutti i sottoservizi per andare a vedere come il passaggio dei camion può avere influito negativamente, chiaramente, sulle tubazioni che sono sotto il sedime stradale, questo sì. Sul problema però strutturale dell'esistenza di un'attività estrattiva e quindi dell'uscita e entrata dalla cava, questo è un problema che va risolto chiaramente a livelli più elevati, sovraordinati. E quindi si farà qualunque sforzo possibile per cercare di mettere, come dire, insieme tutti gli attori e vedere cosa si può fare. Di sicuro quello che noi possiamo garantire è appunto l'impegno. Che non ci dimentichiamo di questa strada e possiamo garantire un'altra cosa molto importante, questa secondo me è fondamentale, perché le aree estrattive non hanno una durata eterna, ok? Hanno una durata legata al piano di coltivazione, che può durare tot anni. Si scava, si ripristina, si scava, si ripristina finché l'ambito estrattivo è concluso. Una volta che l'ambito estrattivo è concluso, noi ci impegniamo a fare in modo che in quest'area non si faccia più nulla. Non esiste che un'area estrattiva conclusa poi possa in qualche modo essere riconvertita in un'altra area di tipo produttivo industriale che farebbe in modo che il problema venga perpetuato ancora a tempo indefinito. Perché se qui chiude la cava e al suo posto viene un'industria che fa
che ne so, asfalti, inerti, tratta, materiale, eccetera, il problema si ripropone ancora da capo, perché chiaramente i mezzi continueranno a passare di qua. Quindi noi dobbiamo garantire che una volta che questa attività sia conclusa, qui torni a essere quella che è la sua vocazione originaria, una zona residenziale. Ecco, se qualche nostro odierno amico della via vuole dire qualcosa, la diretta è a vostra disposizione. Se volete, altrimenti facciamo una panoramica della via. Noi siamo stufi, Marci, di questa situazione. Si spera che dopo già quanti anni, saranno già una quindicina, no? Anche di più, che devo durare 4-5 anni, sentendo lui, invece vedo che va all'infinito. Perciò siamo esausti praticamente. Diciamo certo. Che in passato abbiamo tentato anche di protestare, abbiamo fatto proteste in strada, abbiamo fermato camion, abbiamo pubblicato articoli sui giornali, però non ha avuto senso, la nostra protesta è morta lì. Sì, certamente, insomma, come abbiamo detto, bisogna rispettare tutti, bisogna chiaramente rispettare anche chi lavora deve lavorare chiaramente sempre nel rispetto delle regole, deve rispettare chiaramente chi abita, perché ci deve essere una pacifica convivenza tra chi lavora e chi abita. E chiaramente l'auspicio che noi ci poniamo è questo, quello che finalmente quando le aree estrattive di Falloppio sono notoriamente in via di esaurimento, perché anche nell'ultimo piano cave non sono stati dati ampliamenti rispetto alle aree esistenti, quindi si tratta solo di completare gli ambiti estrattivi che sono vigenti. Quando saranno completati, noi dobbiamo fare in modo che si metta la parola fine, e quindi questa deve tornare a essere un'area a servizio di chi ci abita, appunto. Direi che è esaustivo, direi che abbiamo quindi, detto tutto. Esatto, direi che possiamo, chiudere prima chiudere che ci investano. Prima che ci investano. Ringraziamo come sempre gli ascoltatori e niente, poi ci vediamo con la prossima diretta tra poco, ci spostiamo a Gaggino. Ciao ciao!